Buonasera e già inizio ringraziando i saluti di chi è già connesso con noi. Ho deciso di iniziare con il tema, anzi il titolo di questo testo che, che abbiamo studiato in questo periodo. Non è finito, devo dire che siamo rimasti praticamente quasi che all'inizio. È una tematica davvero molto vasta. E la proposta di farlo un po' alla volta, di poter approfondire un po' alla volta, era quella che più si avvicinava alle mie intenzioni, dato che non c'era fretta di correre, non c'era fretta di dare o di fornire una serie di informazioni che poi magari uno perdeva un po' per, per strada. E questo non vuol dire che sottovaluto la capacità di ognuno di... Di seguire un testo, di comprendere il suo messaggio. Tutt'altro è giustamente per questo, perché c'è della capacità, c'è della volontà, c'è dell'interesse. Ed essendo un testo che ogni frase, ogni paragrafo è un, un pretesto per una riflessione, quindi io mi sono presa il tempo per fare questa riflessione. Ma eh, ringraziando. Anche le possibilità che la vita ci dà, anche attraverso la tecnologia. Chi vorrà, potrà a qualunque momento eh, approfondire, e studiare, andare oltre di questo testo stesso, perché la possibilità c'è. Quindi eh, il discorso è proprio quello. E torno a dire: Non ho voluto correre troppo per eh, cercare di trasmettere per quanto possibile questa possibilità che abbiamo attraverso in questo caso anche la pratica non solo nella teoria di leggere, di riflettere, di pensarci su perché sono secondo me delle frasi che hanno un gran significato e possono cambiare completamente tutto un discorso. Quindi, quando già lo impostiamo in un certo modo all'inizio e prendiamo, non so come dire, eh, questa abitudine, o questa disciplina, o questa modalità, tutto il resto poi viene da sé e diventa anche più facile e più scorrevole. Perché vi faccio questo discorso e tutta questa premessa? Perché nelle storie dello spiritismo è così. Già nei libri che noi chiamiamo opere basi, sono cinque principali, ma potrebbero essere anche sei o sette, perché si considera sempre il libro degli spiriti, il libro dei medium, il Vangelo secondo lo spiritismo, opera apostome e la Genesi, il punto cinque. Però c'è che cos'è lo spiritismo, che è comunque molto importante, e io particolarmente mi piace molto anche opere Apostome, anche se, come dice il nome, è postumo, è postumo alla, al trapasso di Kardec, avvenuto nel 1869. Pertanto, eh, è una raccolta di testi di brani suoi scritti da su. Di suo pugno puntate da lui anche passaggi della Revue Spirit e di fatti avvenuti nell'arco nell della sua esistenza, cosa che negli altri libri non ce ne sono, perché sono libri più dedicati allo studio approfondimento di tematiche di vario genere. Mentre in un'opera postume c'è qualche aspetto più personale, se vogliamo così, no? E quindi questo è molto interessante anche perché ha. Anche della sua vita, anche del suo passaggio, c'era molto veramente da cui attingere. Non a caso alcuni brani sempre, anche della Revue Spirit, sono stati colti, hanno, stato per così, hanno approfittato, per così dire, anche le edizioni mediterranee nella composizione di alcuni suoi libri. E quindi hanno anche dei passaggi eh, contenuti nella Revue Spirit. Allora, come stavo dicendo prima, il bello di questo testo è che potete anche acquistarlo, averlo con voi, eh, anche attraverso internet. Anche perché questo testo è stato tradotto anni fa dalla nostra amica eh, Marina Della Foglie, italiana. Io avevo il desiderio di tradurre, di avere questo testo, perché fa parte di una, se dico trilogia, sembra quasi una serie di. di non lo so, di best-seller o, o di film, eccetera, eccetera. Ma in, in verità sono quattro titoli. Però il primo, che è questo, appunto, ehm, Lo Spiritismo per tutti, si trova anche eh, in ebook. E questa è stata una, una, una vittoria, non lo so, però <ride> un fatto avvenuto da poco. Qui io vi lascio la pagina se volete dare un'occhiata. Qui è su Amazon, al costo di 4,99 euro. Avete l'ebook. Ebook è interessante perché lo puoi scaricarsi al computer che a cellulare, fare le, le ricerche per argomenti, per pagina, saltare a destra e manca. E quindi diventa molto interessante. Però, di, sempre di questo libro, non, ha, non finisce e non si racchiude solo nell'ebook, perché questo libro lo si può trovare anche eh, come in un sito dove si trovano tutti i libri eh, o perlomeno la maggior parte no, sì, perché la maggior parte ma penso che a breve ce ne saranno tutti eh, un sito dove si trovano i libri spiritisti, che sono quelli di cui mi occupo come studio sempre in una pagina di su internet in questo caso aspetta, pa, ecco qua in questo caso, questo sito che si chiama eh, Sesto Senso, sestosenso.org. Vedete, qua ci sono eh, i titoli di Kardec, a cui lo devo prima: i libri degli spiriti, il Vangelo secondo lo spiritismo, libro dei medium. Non sono posti ne, proprio nell'ordine di pubblicazione. Vediamo un po' qui. Eh. La Genesi ho proposto. Ma che cos'è lo spiritismo? C'è l'inferno. C'è anche il nostro solare. Questo l'ho tradotto io. Poi c'è anche questo che è Dottrina spiritista per principiante, che è interessantissimo. Questo è un libro che stiamo studiando anche all'interno del nostro gruppo a Milano, perché veramente dà tantissimi, tantissimi spunti su queste tematiche. Vi dico questo non per fare spendere dei soldi, per fare pubblicità dei libri, ma perché possiate sapere anche dove c'è del materiale eventualmente che poter, a cui poter fare riferimento. C'è questa qua transizione planetaria. La transizione planetaria che è di un medium brasiliano che si chiama Divaldo Pereira Franco, che è stato con noi in Italia più volte, abbiamo parlato di lui, eccetera, eccetera, eh, parla proprio di questo momento che stiamo attraversando adesso, che è il cosiddetto transizione del nostro pianeta, il momento di cambiamento. E oltre a questo titolo, poi ce ne sono altri, ce ne sono diversi. Eh, sono più di 100, e pensate, più di 100 i titoli tradotti dal portoghese, eh, proprio per i eh, lettori italiani. Qui in alto sono suddivisi per case, eh, per editrice, per edizione, e qui si può eh, cercare, fare una ricerca, sia dai più recenti visitati, sia di quella per prezzo, eh, nome dell'autore. Della A alla Z come titolo del libro e quindi è importantissimo sapere dove potersi appoggiare se si vuole fare uno studio più completo, più approfondito di questa tematiche senza fermarsi in un unico titolo, in un unico o semplicemente solo negli incontri dove io vengo qua a chiacchierare con voi, perché non è tutto questo. Io posso, posso parlare in parte naturalmente, ma non di tutto c'è. Cioè dell'altro e c'è molto di più detto ciò allora torniamo al nostro testo di oggi che è appunto lo spiritismo per tutti allora eh, vorrei fare giustamente perché poi mi è stato detto che questo è l'ultimo nostro incontro di questa stagione poi si vedrà come sarà eccetera eccetera quindi io vorrei guardare fare una, un escursus con voi eh, questo testo però io lo aspetto. Un po' che devo cercare. Qua vediamo dove è finito, eccolo qua. Vediamo se vediamo. Evviva! Vediamo! Quindi, questo è un testo di lui, su lui, su è un, un autore peruviano trasferitosi in Brasile da alcuni anni. Pensate che la sua letteratura di spiritualità è molto eh, legata ai giovani, ai bambini quindi la, il lavoro di consapevolezza, di conoscenza e di approfondimento dell'aldilà, di quello che noi studiamo e leggiamo qua del mondo spirituale, lui fa dei libri, dei testi proprio appositamente per bambini e per giovani. Questo qua che stiamo leggendo, sono per tutti, per esempio, è della serie dei giovani, dei ragazzi, degli adolescenti. L'abbiamo fatto fare anche a Milano a, a ragazzi che frequentano il nostro gruppo. Quindi, questo testo, quando si inizia, ok, le presentazioni eh, iniziali e voilà, poi l'indice, vedete, l'indice è molto complesso, nel senso che ha molto, oh, oh, devo tornare indietro, non so perché corre in questo modo, guarda un po' come va, sembra che, sembra che non ci sia nemmeno io che lo faccia andare avanti perché va così in fretta. Allora, principi spiritisti eh, ed ecco che va di nuovo come un treno. Le tre rivelazioni, i fenomeni di Heidesville, i tavoli giranti, Allan Kardec, Dio, scala spiritica, influenza spirituale, perispirito, medianità, i medium, i sogni. Guardate che siamo arrivati all'inizio, ma non tanto adesso che ci vedo bene, perché sono tutte tematiche che abbiamo già studiato, di cui abbiamo già parlato. Quando entra poi eh, nella psicografia o scrittura automatica che parla eh, di questa facoltà, ulteriore facoltà medianica e poi aggiunge anche, incomincia in parlando anche del medio Xavier che per in Brasile è un esempio per quanto riguarda in questo particolare mod, caso la psicografia. Quindi se noi dovessimo, tra virgolette, riprendere o quel che è, devo dire che non è che rimarrà poi tanto, pensavo che fossimo ancora più all'inizio, invece no, abbiamo fatto una, un bel discorso, siamo arrivati a metà opera, per così dire, e quindi mi fa davvero molto, molto piacere. Quindi prendiamo il testo di oggi, eh, le informazioni che ci vengono portate per nostra conoscenza, per le nostre considerazioni e riflessioni. Quindi appena riesco ad arrivare al punto giusto, dato che sto passando eh, e rivedendo ciò che abbiamo visto in questo, in questo periodo, no? e qualcuno mi scrive che io sono stata brava. Guarda, io ringrazio perché in realtà i bravi siete voi, più che io, perché se non foste voi... E stare qui a parlare sicuramente lo stesso magari anche come consideriamo noi agli spiriti disincarnati perché loro sono sempre con noi e quindi possiamo considerare di parlare con loro di dialogare con gli spiriti quindi quando non ci fossero gli incarnati ci saranno o ci sono anche i disincarnati a farci compagnia, ma naturalmente faccio i complimenti a chi è riuscito a arrivare fin qua o fino a qua. Beh, non so come bene si pronuncia bene, ma comunque chi è qui con noi ancora, ancora questa sera. Allora voilà, quindi andiamo e guardare più da vicino cosa si dice questo testo eh, riguardo alla medianità che è giustamente il tema di oggi e da dove parte questo, questa riflessione, diciamo così, sulla medianità di oggi, no? Ok, vediamo qua che si carica, uno, due, tre, ed è, voilà, abbiamo qua e andiamo a guardare un pochino insieme questo testo, ok? Medianità, medium di effetti fisici, Abbiamo forse già accennato, ma non mi costa rivedere e rileggere con voi. È una facoltà che consente agli uomini di comunicare con gli spiriti. Questa facoltà appartiene a migliaia e migliaia di persone, indipendentemente dalla religione. Dalla classe sociale, dal grado di istruzione della morale, la medianità si divide in due gruppi principali: quella che produce effetti fisici e quella che produce effetti intellettuali. Di questo avevamo già parlato la settimana scorsa. E questa di effetti fisici, il nome già dice: sono i medium utilizzati dagli spiriti per provocare svariati momenti, movimenti fisici, come trasportare oggetti, manipolare profumi fare rumore, alzare tavole e persino rendere visibili gli spiriti. Possono anche compiere guarigioni e interventi chirurgici. Al giorno d'oggi questi medium sono molto rari. Avevo anche commentato il perché non solo dell'esistenza di questo tipo di medium, ma anche perché sono considerati quasi rari oggi in giorno. Ed è così. Vedete. <ride> abbiamo già letto sui fluidi, ok? Abbiamo già letto e studiato sull'influenza del mondo spirituale nella nostra vita, degli spiriti della nostra vita. Adesso eh, consideriamo una cosa: quando abbiamo parlato dei centri di forza, dei chakra, cerco, eh, cerco di fare eh, un breve scursus, ok? Mi mancherebbe adesso solo la lavagna con la matita per fare un disegno brutto, però almeno per mantenere un, un percorso. Ma voilà, vi spiegherò così. Quando noi parliamo, per esempio, di chakra o centri di forza, di questi punti che abbiamo, loro sono mossi, girano, creando una forza motrice che esprigiona delle vibrazioni. Tanto più l'ispirito è evoluto tanto più vibra tanto più vibra più <ride> girano velocemente i nostri centri di forza che producono questa aura questa energia meravigliosa che avvolge tutti noi tutti quanti a prescindere da questa energia dei centri di forza dei chakra e dell'aura è... Hanno ah, un spazio, no? un'espansione che va oltre al nostro corpo fisico. Quindi, naturalmente, si espande. Non tutti riescono a vedere ad occhi aperti, così, all'uscita del giorno, ma, sono, ma con un po' di allenamento, di prova, si riesce a vedere, anche se magari uno vede solo, che ne so, un estratto così alto, no? Non tantissimo. Ma si parla di medium, di persone che hanno anche metri e metri, e alcuni anche chilometri. Cosa significa? Wow! Significa che il loro campo energetico-vibratorio è così grande, è così forte, inteso come elevato, evoluto, che si espande e abbraccia o abarca, se vogliamo, tutto quello che è attorno in quel raggio, in quel spazio, ok? E quindi alcune persone hanno questa capacità che anche se non sono attaccate a noi, sono magari a qualche metro, centinaia di metri di distanza, l'ambiente ne beneficia della loro energia, della loro evoluzione, da ciò che emanano. Si dice che Gesù è stato uno dei più grandi esempi di questo, no? tanto è vero che quando qualcuno si avvicinava, e c'è un esempio, questo è più terra-terra che troviamo nel Vangelo, no? quando la donna Morraissa tocca ve le vesti di Gesù, non lo tocca neanche, fa per toccare la sua veste, e lui dice, chi mi ha toccato? No? Lui percepisce subito, in questo caso lui, il suo campo aurico, qualcuno che l'ha toccato in modo particolare, no? Chi mi ha toccato? No? e quindi un dono è sprigionato da lui e ha guarito quella donna nell'immediato. Quindi, esiste questa possibilità, dunque, di fare questo lavoro a distanza, e che anche la nostra aura, l'aura di tante persone, o di alcune in particolare, si espandano così tanto. Allora. Tanto più questi vortici dei centri di forza girano, creano vibrazioni, tanto più vibrano, tanto più sottili, leggere sono, tanto più rarefatto è lo spirito e tanto più è più vicino a, alle estrazioni più evolute, più leggere, più alte del mondo spirituale. Tanto più lentamente girano, la vibrazione bassa cala e l'energia è molto più vicina al nostro mondo. E questa è quella, nella maggior parte dei casi, eh, quella che sono veramente così: sono poche, sono molto più comuni quelle così. Perché? Perché è comunque lo stato del nostro pianeta, non è un'offesa per nessuno. Noi siamo in un pianeta di prove e espiazioni, non siamo ancora in un pianeta di amore. E il di rigenerazione, figuriamoci d'amore: nel pianeta di prove e espiazioni le prove sono toste, le difficoltà ancora perché gli spiriti che vivono nei monti così hanno ancora bisogno di queste prove per evolversi e pertanto. È tutto molto più faticoso e non sempre è il bene che vince. C'è una lotta molto acerma tra il bene e il male e spesso il male è quasi quasi, cioè si sopra, <ride> no? Diventa quasi più dico, potente, ma si fa vedere prepotentemente finché poi il bene lo rimette a posto suo. Pertanto, in un mondo come il nostro, dove la maggioranza è ancora in un pianeta di prove e spiazioni, pertanto noi abbiamo ancora un'energia più bassa, più lenta, più densa, più vicina alla Terra e pertanto più fisica. Ed ecco che la maggior parte, in determinate regioni specialmente, delle persone che hanno la facoltà medianica hanno più la facoltà di effetto Fisico o di effetti fisici, perché è quella compatibile alla sua energia, a quella vibrazione più bassa, più grossolana, più materiale nel nostro mondo. E perché più materiale è quella che riesce a fare cosa? Materializzazioni, trasporti, apporti. Perché? Perché è più legata al nostro mondo. Quindi è più facile condensare questa energia assieme all'ectoplasma che emana, perché è medium di effetto fisico, è quello che emana grandissima quantità di ectoplasma. E per plasmare, per materializzare qualunque cosa nel nostro mondo, cosa abbiamo bisogno di ectoplasma e dunque di medium di effetto fisico. E quindi sono un medium che hanno una vibrazione più grossolana, più lenta, non perché sono più, più bassi come vogliono dire qualcuno o meno evoluti, ma perché sono compatibili con il nostro mondo, punto. Tutto quadra. <ride> Tutto quadra. Allora, per avere invece una medianità che sta sviluppando, quella della no che si, a cui si prefigge la nostra umanità, giustamente perché si sta evolvendo, è una, una medianità molto più sottile. È per questo che quindi vai, vanno scomparendo i medium di effetti fisici per arrivare a quelli di effetti intellettuali. Basta a volte il pensiero ho poca energia, ho poca materia. Quindi si capita i pensieri, no? Si capita, <ride> si capita. Tra l'altro, parlando di capita, domani vi pubblicherò una, il video di una live eh, su la trascomunicazione. La trascom è molto interessante, lì si apre tutto il mondo e questa live che si terrà, si terrà poi appunto con lui su, che è l'autore di questo libro che stiamo studiando. Quindi tutto quadra, <ride> ok? non C'è nulla fuori posto, tutto così. Proseguiamo allora e voilà. Qui sono i medium guaritori quelli che hanno il potere di guarire o lenire le malattie. Quindi, i medium di effetti fisici la guarigione viene molto più spesso a livello materiale. Levitazione di tavolo in una riunione medianica. Le specialità di chi lo sappiamo già tutti in Italia, di Osapia Palladino in Inghilterra. Di Daniel Dunglass Hume, e in altri paesi, eh, non in altre città, ma in altri paesi, altri medium. Ma in Italia ci sono stati molti medium effetti fisici. Oh, per carità, chi non, con non ha conosciuto il grande Marcello Bacci, no? tutti gli esperimenti, le cose che ha fatto fino a poco tempo fa, perché è disincarnato da poco, quell'uomo è stato. Un ed è tuttora una ricchezza per l'Italia, dobbiamo ricordarlo con molto affetto, per la sua onestà, per la sua eh, trasparenza, per il lavoro e per l'esempio che ha lasciato per l'Italia. Ma, per esempio, per esempio, ci sono stati anche altri media, io vedo sempre la dottoressa Giovetti che piace raccontare o ricordare la storia di questi personaggi che hanno vissuto in Italia. Io conosco però un metodo di effetto fisici, fisici, fisico bravissimo, ma tuttora vivente, sta a Roma e, e fa degli apporti delle materializzazioni incredibili. Non lasciarci così. Ma un altro grande, tra virgolette, è stato anche Gustavo Hall. Ma Gustavo Hall, hanno già parlato. Intanto c'è stata anche una trasmissione fatta da Dando Salato Diana, solo su di lui. Sulla sua storia, perché è stato il suo anniversario, eccetera, eccetera, quindi si è ricordato Gustavo Horno, ma ci sono stati degli altri in medio e ce ne sono tuttora. Non sto neanche a parlare, tanti nomi per magari non soffermarmi nel passato per poter andare avanti, anche perché questi qua voi dovete già conoscere quelli di casa nostra per dire. Poi abbiamo parlato della medianità con Gesù, eccetera, eccetera. Poi siamo arrivati alla medianità intellettuale. Oh, e allora? Qui abbiamo quattro medium, sono quattro passaggi diversi del Brasile. Qui, però, abbiamo cos'è l'ectoplasma? C'è qua alla sinistra, ok. Cerco di indicare da queste parti, ragazzi, da queste parti, e qui si vede: è una sostanza che emana il corpo del medium di effetti fisici. Attraverso questa sostanza, gli spiriti si materializzano. Abbiamo avuto un, un medium così anche in Brasile che si chiama José Medrado. Mi, mi ricordo José Medrado perché è stato in Italia diverse volte, negli anni che furono negli anni scorsi, tra gli anni 70 e gli anni 80, portato da un centro spiritista di Milano chiamato Vita Nuova, e questo medium ha fatto per parecchio tempo la materializzazione di un spirito che si, fu, si faceva chiamare futura sposa infatti si materializzava con l'abito da sposa una storia bellissima allora gli spiriti usano l'ectoplasma che estragano dal medium attraverso gli orifici del corpo per potersi mostrare in questo modo diventano visibili e generalmente si presentano con l'apparenza dell'ultima incarnazione ci siamo ci siamo sono tutte eh, parole concetti che, di cui avevamo già parlato no? avevamo già letto due settimane fa certo magari non è facile con tutte le live con tutte le dirette con tutto quello che sta succedendo ricordarsi appunto di una cosa di due settimane fa però io vi ricordo abbiamo già parlato ok poi qui allora, Chico Xavier, che molti di voi conoscete, in Brasile è stato noto per avere diverse facoltà medianiche, non una sola, che poteva spaziare dagli effetti fisici, sia all'intellettuale, a livello più evoluto. Naturalmente, perché è uno spirito antico, uno spirito che ha incarnato molte volte, che aveva già un percorso di vita eh, notevole. Quindi, uno spirito già antico rispetto a noi, e ecco perché ha potuto manifestarsi così. Così come i medium di Vaudo Pereira Franco, che vediamo qua con il microfono, poi in mezzo c'è medium Florencio che è quello che fa la pittura medianica guarda, tutti loro sono di casa in Italia e sotto abbiamo Raul Teixeira che fa una psicografia anche lui e, è un medio che anche lui è stato in Italia sebbene nel 2007, già un po' di anni fa. Poi qui c'è un concetto, medianità intuitiva, wow esiste una voce intima che parla al nostro cuore questa voce è quella dei buoni spiriti se facciamo un sforzo per ascoltare questa voce interiore che ci parla incessantemente, riusciremo sempre di più a sentire il nostro angelo custode che ci protegge dall'alto. Sì, può essere alto inteso come, inteso come dimensione, ma potrebbe essere anche più vicino, eccetera. Allora, allora cosa vorrei dirvi di questa questione dell'intuizione? Perché è importante. Sì, no. <ride> ecco questa medianità intuitiva, perché è quella alla quale stiamo andando tutti verso, no? in direzione di, di questa tipologia di sensibilità, sensitività che è l'intellettuale e è quella di captare, sensibilizzarsi, captare al volo ciò che gli spiriti ci vogliono dire. Ma è difficile poi a volte riuscire a individuare quella voce interiore se è la nostra, il nostro inconscio, o se è davvero un spirito che parla, è un spirito che ci ispira, un spirito che vuoi dirci qualche cosa. Mm? Certo, non è facile. Eh, bisogna avere una di autoconoscenza, ovvero conoscere se stessi per poter conoscere i propri ritmi, la propria natura, ma bisogna conoscere anche i meandri. Per questo vi ho fatto vedere tutti quei libri, <ride> i meandri della medianità, la sua influenza nella nostra esistenza, come arriva, come gestirla, come fare. Wow! E poi le comunicazioni del mondo spirituale, come avvengono, come riconoscere l'energia degli spiriti evoluti o da quegli spiriti più evoluti. Ragazzi, tutto questo è scuola, tutto questo è studio e tutto questo richiede anni. Quando una persona ha conosciuto ieri e già si presuppone che è diventato un maestro di vita su questa tematica, diffidate, diffidate anche di me se dovesse dire delle cose, cioè, perché io non sono eh, immune e so tutto, no. E la quantità di anni a volte non è neanche abbastanza, neanche sufficiente, non è sufficiente dire io studio da tanti anni. Ricordiamo che nel nostro mondo, cioè materiale, palpabile di cosa che noi conosciamo, un medico studia tutta la vita. Perché? Quando Ben ha fatto sei anni di università, sette, ha fatto eh, il tirocinio e inizia a lavorare, la scienza non si ferma e quindi la medicina si rinnova costantemente, quindi deve stare a passo con il tempo, quindi deve studiare, deve aggiornarci, deve fare i corsi, eccetera, eccetera. Questo vale per tutte le persone che hanno un studio che è ascendente, che cresce, che è di evoluzione, che non è fermo, che non è statico. E il mondo spirituale è così. Non è fermo, non è statico, quindi chi viene a vantarsi sì. di sapere tutto, di aver letto, studiato, capito, fatto tutto, eccetera, eccetera, si sì, sbaglia di grosso. Eh, la frase forse tra quella più importante della nostra umanità, io so solo che non lo so, perché... Continuiamo ad imparare, continuiamo ad apprendere, e felice di colui che continua a prendere e ha voglia di continuare a prendere, e non si accontenta di rimanere lì fermo e stagnato. No, nel mondo spirituale questo non dovrebbe esistere. Un goccio d'acqua e un minuto di riflessione: non dovrebbe esistere, perché non dovrebbe esistere? Non dovremmo stagnarci, il mondo spirituale è. Costantemente in evoluzione, è tanto è vero che Allan Kardec osò scrivere. Guarda, dico, ha osato. Aveva molta fiducia più che in sé nel mondo spirituale, sicuramente, e ha osato dire rispetto alle rivelazioni spiriti, spiritiche nei suoi testi: se in alcun momento la scienza dovesse comprovare che abbiamo sbagliato in qualche punto. Ovvero che lo spiritismo è sbagliato, in qualche punto, seguite la scienza. Tanto ne era sicuro dell'evoluzione, della necessità della scienza che porta costantemente conoscenza, consapevolezza e crescita, che ha osato dire questo. Lui ha detto: non, 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 la mia opera non è tutta contenuta in questo libro. Queste sono la base. A questo vi dovete rifare, ma arriveranno altri. Ma noi poi. Allora, ritornando della importanza che ho detto di non lasciare sfuggire neanche una virgola quando si leggono questi testi, è perché quando tu prendi ancora oggi un libro di Allan Kardec, spesso ti sembra di prenderlo per la prima volta. Perché noi oggi siamo più di ieri e ieri eravamo più dell'altro ieri e domani saremo più di oggi, nel senso di avremo più consapevolezza, un pochino più di conoscenza anche Piccolina, così non importa, ma sarà di più. Perché avremo vissuto un'altra giornata, fatto delle nuove esperienze. E questo resta plasmato in noi, resta segnato in noi, anche se noi a volte consapevolmente non lo riconosciamo. Magari le cose poi arrivano un po' alla volta, puff, puff, arrivano, arrivano, arrivano. E allora prendiamo consapevolezza di questo. Ok? Quindi chi si spaccia pre-maestro, io sono sono quell'altro, diffidate. Oramai direi anche chi dice io sono medium di questo, io sono medium di quell'altro, ti prego, fatti una ragione. Nell'umanità siamo tutti medium più che meno, cioè non piovere su bagnato dire io sono medium come se fosse oh, sto ostentando questo o quell'altro, anche se uno può avere una facoltà più spiccata in un determinato punto rispetto a un'altra persona. Ma mettiamoci il piede per terra anche, la nostra terra, la nostra testa può andare nelle nuvole. Possiamo sognare e andiamo a prendere delle informazioni della di là, ma poi torniamo in terra. Siamo qua, non ci piove. Ok, se vogliamo troppo alte, troppo in fretta, possiamo anche cadere e, e spiaccicarsi per terra. Quindi è meglio stare attenti. Voilà, andiamo avanti. Tutto il mondo nell'alto, vedi? Vede quello che dicevo? Tutti, in un modo o nell'altro, sono medium. Alcuni avvertono lievemente l'influenza degli spiriti, poco a poco, ma altri possono vederli, ascoltarli, persino scrivere ciò che dettano. Queste persone che fungono da ponte tra gli spiriti e gli uomini in modo più manifesto sono considerate medium. Se gli spiriti possono comunicare, significa che devono averlo sempre fatto. Non è una novità, pertanto. Questo può essere comprovato nel corso della storia. Sono sempre esistite persone che hanno il potere di vedere il mondo invisibile e ricevere messaggi dall'aldilà. I medium. In ogni cultura e religione sono stati chiamati con vari nomi. Pitoniani, oracoli, profeti, sensitivi, ah, e poi c'è anche chi fa i eh, ciani, e tanti altri nomi, e tanti altri, terminologia. Quando Gesù parlò della mia divinità, dicendo ai discepoli, restituite la salute agli ammalati, resuscitate i morti, guariti i lebrosi, cacciati i demoni, mm -mm. Date gratuitamente, gratuitamente, l'ha detto Gesù, non sto dicendo io regina, date gratuitamente quello che gratuitamente avete ricevuto, Matteo 10.8, la facoltà medianica non si compra, non si acquista, non ha prezzo, nasce con l'individuo e ciò quello che nasce, che è una facoltà innata dell'uomo, innata, nessuno l'ha pioppata lì, nessuno te l'ha data gratuita. Forse per Dio non ci farebbe pagare neanche l'acqua, forse, no? Così come non ci fa pagare, almeno Dio, l'acqua, l'aria che respiriamo. La facoltà medianica è un dono gratuito. Ok? Allora, poi uno può dire tante cose, mi dedico, studio, mi adopero, eccetera. È vero. Può essere un volontariato, no? Non può essere? Può essere un modo di aiutare, può essere un'assistenza. Sì, ci saranno delle cose materiali che servono, ma non si può barattare una cosa con l'altra, ok? Si deve essere chiari per le cose materiali e chiari per le cose dello spirito. Non vado oltre, io sto solo allungando quello che è stato detto. Sapete da chi? Niente meno che da uno che si chiama Gesù Cristo. Quindi, chi sono io? No? Se l'ha detto Gesù, chi sono io? Io sto solo replicando. Gesù intendeva che la medianità deve essere gratuita, poiché nessuno deve pagare per ciò che ha ricevuto gratuitamente. Prendete appunti? Matteo 10.8, non ha detto né il regino, né nessun altro, oltre che già dall'insegnamento del Cristo. Perché Mosè, perché Mosè proibì la medianità? Ecco, questo è un altro discorso. Perché? Naturalmente, perché nel tempo di Mosè c'era già la medianità, i pitoniani che facevano gli indovini, e allora erano ancora. Gli effetti, di effetti fisici erano ancora. Gran lunga e spettacolari rispetto ai nostri, ai nostri giorni, per le cause, per le motivazioni che ho spiegato prima. Gli spiriti dovevano comprovare, potevano comprovare con il tipo di medium che avevano allora, che era di effetti fisici, quindi le materializzazioni non si contano. E quindi Mosè, però, a un certo momento ha proibito, perché Mosè ha proibito? Andiamo a leggere. Quindi, stiamo parlando delle leggi mosaica, Si dice addirittura che le tavole delle dieci comandamenti so, è stato il primo libro medianico della nostra storia uno dei primi ok moisè egli proibì gli ebrei vedete non c'erano ce ancora il cosiddetto cristiano che okay. egli proibì gli ebrei di comunicare con gli spiriti perché questo popolo stava facendo un cattivo uso della medianità io non sto parlando oggi sto parlando allora ok più di duemila anni a quel tempo gli ebrei erano stati liberati dalla schiavitù in Egitto e, avendo vissuto per secoli in quel paese, ne avevano acquisito diverse abitudini, come l'uso della medianità per il profitto personale. Lo Spiritismo è venuto per mostrarne la finalità spirituale, consolare e insegnare. Quindi stavano abusando. Mosè dice: fermatevi, fermatevi, basta con questa festa di questa seduta medianica, eccetera, eccetera. Chi ha fatto questo? Mosè, quando? Ancora prima del Cristo. Storia vecchia, Bacuca come l'umanità, o oh, di più. Andiamo a Chico Xavier, 1910-2002. Francisco de Paula Cândido Xavier, melhor conhecido como Chico Xavier, nacque na cidade de Pedro Leopoldo em 1910 e desencarnou a Uberaba em 2002. Chico Xavier è stato uno dei più importanti divulgatori dello spiritismo in Brasile e il medium spiritista più attivo di tutti i tempi. Per mezzo della sua medilità ha psicografato 412 libri, di cui ha venduto oltre 50 milioni di copie. Chico ha sempre ceduto i diritti d'autore da delle opere psicografate e no, a istituti di carità e organizzazioni spiritiste. Cosa vi dicevo prima? in merito a questo ha anche psicografato circa 10.000 lettere senza alcun compenso per il suo lavoro disincarnò all'età di 92 anni vittima di un arresto cardiaco e nel giorno più felice per i brasiliani wow, quando vinceva il pentacampeonato di calcio mondiale, mondiale di calcio allora se ho affitto una stanza una sala per raccogliere delle persone, per fondare un'associazione, è giusto che questi soci possano collaborare e contribuire con la spesa. Non male. Se io spendo per la gestione, per i materiali, per il mangiare, per tutto ciò che ne concerne questa parte, è giusto che i soci possano collaborare nella misura in cui, in cui possono fare. Ma se nell'ambito sempre di questa associazione io mi devo concentrare per captare un messaggio spirituale e contribuire a portare consolazione a una persona, in quel momento il mio lavoro è del tutto volontario. È questo che voleva dire Cirque Xavier. Come è riuscito Cirque Xavier a diventare il più grande medium spiritista? Il leader spiritista ha ricevuto grandi tributi. Nel 2000, in un concorso indetto dalla televisione brasiliana, venne eletto il Mineiro, perché così veniva chiamato dalla reg regione dove è nato il Minas Gerais, del XX secolo. Nel 2006, un sondaggio della rivista Epoca, che serve più o meno come panorama in Italia, lo designò come il più grande brasiliano della storia. E nel 2012 il pubblico di un programma televisivo lo definì il più grande brasiliano di tutti i tempi. E sì, ce ne saranno delle altre, ci saranno state. Beh, insomma, lui ha avuto il suo, eh, il suo posto, no? Emanuele, chi è? È questo signore qua, eh, delle fattezze romane, perché era la guida spirituale di Chico Xavier. Ancora giovane incontrò la sua guida spirituale, Emmanuel. Il mentore lo informò circa la sua missione di psicografare una serie di libri, spiegandogli che per questo gli sarebbero state richieste tre condizioni. Uh, che condizioni! Disciplina, 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 era il principale. Nella sua incarnazione, ai tempi di Cristo, Emmanuel fu il senatore romano Publio Lentolo. C'è tutta una storia, no? È tutta in storia no, c'è un libro che si chiama 2000 anni fa, se potete leggetelo, meraviglioso. Emanuele fu sempre molto esigente e ammoniva sempre Chico Xavier. Se un giorno dovessi dire qualcosa, che, qualcosa in disaccordo con i precetti di Gesù e di Kardec, tu resta con loro e dimentica ciò che avrei detto. Vedete? Tra l'umiltà e tra la certezza che quello che dice è quello, punto. Quindi sintesi. Nome: Francisco di Paola Candido Xavier, meglio conosciuto come Chico Xavier. Nacque il 2 aprile 1910 a Minas Gerais. Disincarnò il 30 giugno 2002 a Uberaba, Minas Gerais. Nota: è stato il medium spiritista più attivo di tutti i tempi. Non si sta parlando dell'umanità, di tutti, quello che mai è esistito esagera. Stiamo parlando di un medium spiritista, di un medium brasiliano, punto. Ok? Allora, siccome sono 15 e 50, vado avanti ancora per un pelino, perché? Perché, perché, perché? Sto per concludere. Il mio tempo sta passando inesorabilmente, la mia clessidra <ride> sta arrivando a sua capolina, per modo di dire, e voilà. Quanti libri ha psicografato Chico Xavier? La medianità di Chico Xavier è piuttosto diversificata. Solo dalla Federazione Spiritista Brasiliana il numero di libri pubblicati supera i 18 milioni di copie. Il libro psicografato più venduto è Nosso Lar, il best seller ha venduto oltre 2 milioni di copie. Il primo libro psicografato da Chico e poi pubblicato è Parnaso di Tomba. L'opera, attribuita a 50, 56 poeti disincarnati brasiliani e portoghesi, fu ricevuta dal Medium tra il 1931 e il 1932. All'epoca Chico aveva solo 21 anni, ragazzo di tutto, molto giovane, e già con un compito così notevole. Le interviste nel programma Pinga Pingafogo degli anni 70, c'è qua la fotografia di Chico Xavier allora, Chico partecipò a programmi televisivi che raggiunsero i massimi livelli di ascolto. Il principale di questi era Pingafogo. Botta e risposta come domande, botta e risposta. Il principale di questa eh, partecipazione al programma lo rese famoso in Brasile, procurandogli ammirazione e fama. Ancora altre parole su Chico Xavier. Chico Xavier è stato anche più importante. Divulgatore dello spiritismo in Brasile, ed è vero. Nel 1800, 1981 fu menzionato per il premio Nobel per la pace. Circa due milioni di brasiliani avevano firmato per la sua candidatura. E poi, qui a destra, sulla vita di Chico Xavier è stato fatto un film brasiliano diretto da Daniel Alfiglio. Uscito nel 2010, il film ha avuto un gran successo in tutto il Brasile. Questo film. Abbiamo fatto una live anche di recente, avendo come ospite eh, l'autore materiale, il giornalista che ha scritto la sceneggiatura di questo film. Pertanto, tutti alcuni molto recenti, la storia passata che si mescola con il nostro momento attuale, con ciò che stiamo vivendo e si fa una festa. E adesso, <ride> finalmente, arrivo ai vostri commenti, arrivo ai nostri ospiti. Chi sia Ana Tamburini, Enrico Valentini e tutta la redazione di Focus. Eh, ringrazio per l'opportunità che ci è stata concessa in questo periodo, in questo io non so neanche dire davvero quando abbiamo iniziato, quante settimane sono state insieme, ma comunque erano, sono due volte al mese, penso che si poteva anche sopravvivere alla mia presenza per due volte al mese. E comunque vi ringrazio tantissimo, è stata un, una opportunità, indubbiamente, aver eh, dato una su questa tematica perché è, è molto importante, ripeto, conoscere, approfondire quando è possibile e anche a voi cari amici che siete stati eh, connessi o che vi siete collegati se non tutte le volte, alcune volte eccetera. Nel mio browser io non vedo il vostro nome, vedo solo i commenti e pertanto ringrazio tu, tutti quanti Vediamo se c'è qualche domanda. Allora sì, i video li metto, ce cioè li ho il mio canale che è il sentiero dello spirito, anche se sto senso, entrambi pieni di video perché li metto tutto lì. E per chi ha paura della lamentare ultimamente dei copyright, sì, perché loro si lamentano per i copyright, specialmente per i brani musicali, ma adesso hanno pure cambiato un po' questa cosa. Non è che si segnalano che ti tagliano il canale. Adesso semplicemente hanno trovato un modo, chi detiene i diritti di mantenere lui le visualizzazioni nel caso di un canale dove il loro video viene visto per molto tempo. Oppure loro ti pubblicano una, un video, una conferenza, togliendo quell'audio o quel pezzettino dell'audio. Insomma, allora, poi, poi, poi. Domanda, ma si possono far vibrare di più? Certo è <ride> quello lì, è l'autoconoscenza è la crescita, è migliorarsi è andare avanti questo di per sé fa sì che già tutto nella nostra sfera la nostra, da conoscere le nostre molecole il nostro organismo vibra di più ok? c'è chi dice di aver testato il proprio chakra con la radiestesia se è possibile testare è possibile mi migliorare non sempre rimane fisso in quel modo con quel numero con quelle statistica, ma è possibile. Sì, poi c'è Giuseppe Maurizio Grasso. Si possono testare, ecco qui c'è no. già una risposta a chi ha commentato. Poi c'è qua la metafonia fatta con amore e consapevolezza. È un strumento straordinario di comunicazione con i nostri cari, fa parte sempre della medianità di affetti fisici. E in buona sostanza anche questo e tutto andrebbe utilizzato con una certa consapevolezza pensate a questo tutto va commisurato anche alla nostra necessità a, a quello che ci serve per andare avanti e per la nostra conoscenza e' meglio non strafare. Poi, sì, è vero, è un grande conforto acquisire consapevolezza e, con, e conoscenza. È vero anche questo, Dio è amore incondizionato e universale, ahimè, chi siamo noi? No? E quindi è proprio così. Vediamo un po'. Allora, allora i doni della medianità e sensibilità hanno origine divina e spirituale, se usati con la preghiera per donare gratuitamente, aiuto e sostegno. Un altro che lo dice: Non sono io, ma i mediani che perdono ne fanno un lavoro sono credibili. Nel senso che le entità che si manifestano sono in linea con i suddetti medium? Tutto è in linea. I simili si attraggono, è una legge della natura. Tutto è in linea. Ma ognuno risponde secondo la propria consapevolezza. Non possiamo giudicare nessuno, perché una persona può anche commettere un delitto e non sapere e segnare che quel tipo di delitto che ha fatto potrebbe essere condannabile e quindi lei eh, risponderà per quello che ha fatto una persona invece che è consapevole magari fa molto meno ma giustamente perché è consapevole pagherà molto di più quindi chi lo sa ogni caso è un caso okay? anche Di Valdo Franco ha fatto e fa tante opere di bene assolutamente è ancora incarnato e sicuramente, quando eh, ha già ricevuto comunque tante lode, tante riconoscenza, anche stando incarnato, basta vedere che lui non, ha, non, ha avuto, eh, non è stato necessario che lui, tra virgolette, trapassasse, morisse perché fosse fatto un film della sua vita. C è stato fatto, è stato presentato, è stato un successo. Quindi, lui già in vita ha ottenuto tantissime cose e naturalmente, i riconoscimenti se rimarranno con noi anche dopo. Eh, Ringrazio chi mi ringrazia. C'è una persona che ringrazia non solo me, ma grazie a nome di Fox 3.0 e degli altri iscritti della Lux. Ah, Anna che scrive. Grazie Anna. Meno male hai scritto il tuo nome perché dove sono io, io vedo solo quello che vedete che voi. Facebook User, ma non c'è un nome. Grazie mille. Allora allora, allora, allora. guarda, ringrazio veramente voi per le parole, per quello che sto leggendo. Per la pazienza augurandovi una buona estate, un bellissimo periodo. E io ci sono, io ci sono nel web, io in vacanza non ci vado. <ride> eh, quando ci vado, comunque, nessuno se ne accorge perché poi continuo a fare lo stesso, qualche cosa. Quindi sarò in pista, sarò al lavoro, sarò ancora in qualche live, magari, eccetera, eccetera. Quindi ci si vede in giro, in giro per il web o dove sarà, o dove ci sarà data l'opportunità di esserci ancora va bene grazie a tutto grazie 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 di cuore e a presto vi lascio a tutti